Diamond League 2017, Bruxelles, Perkovic e Lasitskene dominano, Taylor non fa sconti. A Bruxelles, apertura dedicata al peso maschile. Una sorta di antipasto, 24 ore prima del ricco programma. Bandiera americana, il stabilisce il nuovo primato del meeting, raggiunge vette inesplorate a livello personale. 22.44, 7 cm oltre Krauser. Regine conclamati sono invece Perkovic e Lasitskene. La croata, sopra i 70 metri a Zagabria, proietta il disco a 68.82. La terza tornata decide quindi la contesa, Stevens e Caballero non riescono ad insidiarla. La Lasitskene completa un percorso netto nell'alto. Ennesima vittoria, ennesima consacrazione con l'asticella a 202. Supera la quota al terzo tentativo, tenta poi l'azzardo ai 208. Operazione rimandata al 2018. La Lekenko è seconda. Vola 1.94, sbaglia due volte a 1.97, si tiene un turno a 1.99. Manca la necessaria freschezza. 1.80, poi tre sbavature alla misura superiore. La Stefani di conferma straordinaria solidità nell'asta. 4.85, spegne il possibile ritorno di Morris e Nevman. L'americana si aggiudica, in virtù di un miglior percorso, la piazza d'onore, terza la Nevman con il record nazionale. Christian Taylor sigilla l'ennesima vittoria nel triplo. Non manca nessuno, è confronto ravvicinato con il connazionale Clay e con il cubano Pichardo. Il primo a lanciare l'offensiva è Pichardo, 17.32 al secondo salto, Clay e Taylor replicano alla quarta chiamata. 17.49 Taylor, 17.35 Clay. Disco maschile Agutsius. 68.16, si impone davanti ad Akrese e a un Malachowski in grado di recitare ancora da protagonista. Lotta serrata, a solo della Spanovic. 6.70, il meglio al tramonto. Ugene su Anders a rifinire il podio di giornata, beffate Bartoletta e Rese. Le prime 5 in una manciata di centimetri. Le gare di corsa.